Bene, passiamo ora ad esaminare la testimonianza di una famiglia di imprenditori, la famiglia Argiolas, composta da tre fratelli, Pier Giorgio di 34 anni, Oscar di 36, Giuseppe di 38 anni, appassionato di moto e di sport, che sono leader a Cagliari nella lavorazione artistica del ferro. Vediamo. Buongiorno signora Argiolas, Buongiorno. per cortesia, se ci vuole dire, abbiamo fatto una breve presentazione della sua azienda, se ci vuole dire quali sono i suoi principali clienti. Allora, i nostri principali clienti sono in particolar modo degli architetti con cui collaboriamo generalmente, di nota fama comunque sul mercato cagliaritano, a cui realizziamo parecchi lavori particolari. Sempre sulla loro commissione, sul loro disegno, sulla loro richiesta. Lavorate solo a Cagliari o anche fuori Cagliari? Lavoriamo anche fuori Cagliari, in particolar modo il 90% copriamo le lavorazioni su Cagliari e provincia. Avete fatto lavori per privati, lavori per pubblici? Che tipologia, a chi si rivolgono i vostri lavori? Aziende, fabbriche, non so, nel campo turistico, se avete realizzato qualche... Solitamente riusciamo a coprire tutti i fabbisogni, sia a livello privato che a livello per aziende e anche a livello di alberghi e comunità. In azienda chi lavora, a parte lei? Allora, in azienda lavoriamo, siamo tre fratelli, in cui siamo anche soci dell'azienda, più altri due nostri collaboratori. Ci interessa che da questa puntata emerga fuori il passato generazionale che c'è stato. La sua azienda da quanti anni esiste? Da chi è stata fondata? Da chi è stata portata avanti? E poi come è passata, diciamo, a voi tre fratelli? Allora, questa è un'azienda nata circa 54 anni fa, nel 1953. È nata come fabbrica di arredi metallici per uffici in particolar modo, quindi significa che siamo nati con arredi per uffici e quindi poi, in poche parole, siamo andati pian piano col tempo ad andare avanti con progresso. Poi, abbiamo installato dei macchinari nuovi per la costruzione di mobili e reti per letto. E fino al 1980, quando è stata venduta l'azienda e riacquistata da nostro padre, dove abbiamo riacquisito, diciamo, la produzione di reti per letto in grandissime quantità. Parlavamo di circa 12.000 pezzi l'anno, fino agli anni no 90, dove contavamo anche 13.500 pezzi all'anno. Poi, verso il 1990, che l'azienda è stata poi rilevata da noi fratelli, abbiamo pensato ad inoltrarci nel mercato, nella costruzione di arredi metallici per quanto riguarda la costruzione di arredi, quindi arredi per negozi oppure arredi per alberghi, tutto quello che si occupa della carpenteria metallica. Questo mi fa pensare che voi facciate uso di internet, del commercio elettronico, della posta elettronica. Usate in azienda questi nuovi strumenti che permettono la connessione in tutto il mondo, in tutta Europa? Sì, internet ormai è diventato, si può dire, indispensabile, in quanto quasi la maggior parte degli ordini ormai viaggiano su PC, quindi significa che sia le conferme d'ordini, i preventivi, i disegni in fase di lavorazione vengono fatti e ricevuti solamente tramite internet, quindi posta elettronica.
Poi avendo anche un sito web. Com'è il sito? Ci dica l'indirizzo, i nostri telespettatori lo vedranno scritto in sovraimpressione. Il sito web è www.angiolasantonio.com. Bene, e ci sono anche il portafoglio delle vostre lavorazioni? Sì, all'interno ci sono una galleria fotografica dove tutti potranno accedere, comunque potranno visionare tutti i lavori che noi abbiamo eseguito, sia su Cagliari che comunque anche fuori Cagliari. Chi si occupa di utilizzare proprio il sito internet, l'aggiornamento del sito internet, lo fate voi in azienda o lo date fuori a terzi? No, solitamente lo diamo a terzi. Mentre la ricezione della posta elettronica invece la curate voi o insomma? Sì, la ricezione della posta elettronica la riceviamo noi, diciamo almeno 2 o 3 volte durante l'arco della giornata. Quindi la visioniamo, vediamo che proposte ci sono, se sono interessanti oppure se magari la maggior parte sono preventivi da eseguire. Ci spiega adesso, signora Argiola, come è strutturato il processo produttivo, come avviene l'ordine, chi lo riceve, chi lo esegue, chi lo consegna, in base anche all'attività dei suoi 3 fratelli, e poi non le ho chiesto quanti dipendenti ha, a parte voi 3 l'azienda. A parte noi l'azienda, altri 2 dipendenti. E poi noi come azienda ci poggiamo tramite altre aziende in conto lavorazioni. Avete partecipato a fiere sia che vi vedano come compratori che come venditori? Sì, abbiamo partecipato per quanto riguarda la fiera di Milano all'artigianato sardo circa 3 anni di seguito, dal 1999 al 2002. Poi abbiamo partecipato anche alla fiera degli sposi qui a Cagliari nel 2001. Nella fiera a Milano dell'artigianato sardo avevate un vostro stand o eravate ospiti di uno stand? Sì, eravamo ospiti di uno stand dove realizzavano altre coperture. Volevo sapere il materiale, le fonti di approvvigionamento del materiale, quindi che materiale utilizzate, consumate, ferro, acciaio, alluminio e dove lo acquistate, e anche la variazione di prezzo tra, diciamo, da quando avete iniziato a lavorare voi nel 1953 fino ad oggi. Allora, i materiali noi acquistiamo quasi tutti l'85% sul mercato sardo. Ci poggiamo nelle varie aziende che rivendono materiali ferrosi. Noi lavoriamo il ferro, lavoriamo anche l'acciaio inossidabile ultimamente. Come tipologia di materiali ormai noi acquistiamo solamente dei materiali di prima scelta. Come prezzi dei materiali negli ultimi anni possiamo dire che abbiamo avuto un notevole incremento dei prezzi. Nel senso che se noi circa nel 2001 potevamo acquistare il ferro a circa le vecchie 600 lire, 650 lire, ora lo acquistiamo a 1,20 euro. Quindi diciamo che siamo andati più che raddoppiato. Sì. Un'altra cosa, adesso ci piacerebbe fare emergere una sua testimonianza in quanto riguarda i flussi finanziari, ossia voi acquistate il ferro sicuramente, non so se l'acquistate per contanti o con un termine di pagamento, però volevo sapere, i vostri clienti glielo fate pagare subito alla consegna, avete delle dilazioni di pagamento? Allora, noi solitamente come clienti finali lavoriamo in un certo modo, sul cliente privato dove magari non conosciamo purtroppo la persona, lavoriamo con un acconto all'inizio lavoro e un saldo alla consegna, mentre invece su altre aziende con cui collaboriamo 12 mesi l'anno solitamente facciamo le forniture e poi ogni 30 del mese vengono emesse le fatture.
Avete ottenuto per l'acquisto dei materiali, per la ristrutturazione dell'azienda, dei finanziamenti? Avete utilizzato delle fonti di finanziamento sia comunale, faccio un'ipotesi, il De Minimis, una fonte di finanziamento regionale o nazionale? No, solitamente in tutto quest'arco degli anni non abbiamo mai avuto nessun finanziamento, non l'abbiamo neanche mai chiesto, o perlomeno siamo andati sempre avanti con le nostre forze. Bene, per questa puntata è tutto e non dimenticate di scriverci all'indirizzo email redazione.arti@gmail.com, telefonateci al numero 338 3467 128, mandateci i vostri fax al numero 070 95 36 404 e non dimenticate di visitare il nostro sito web all'indirizzo www.artiemestieri.videosardinia.it, nel quale potete trovare scene inedite del backstage della puntata che per motivi di tempo e di spazio non sono potuti andare durante la trasmissione. Arrivederci. Thank you.